In una bellissima giornata primaverile ci incamminiamo sulla statale sorrentina che collega tutti i paesi della penisola di Sorrento. Giungiamo a Vico Equense. E attraversata la piazza centrale, ci portiamo sulla strada Raffaele Bosco per raggiungere Moiano. Anche a Vico, sempre per interessamento del senatore Gava e delle amministrazioni locali, sia l'Istituto Case Popolari che l'INA hanno costruito moderni appartamenti. Ecco ora un complesso di case costruite da una cooperativa di maestri, grazie all'intervento dello Stato. Questa è la località dove inizia la nuova strada panoramica Moiano-Faito, costruita dalla Cassa per il Mezzogiorno. Detta strada contribuirà ad un maggiore sviluppo turistico di Vico Equense, con sensibile beneficio per la popolazione. Continuando il nostro giro, giungiamo a meta di Sorrento, ove nella piazza Ruggero notiamo l'edificio scuola elementare e l'asilo infantile. Anche qui case nuove costruite per l'intervento dello Stato. Ora ci è dato osservare strade nuove o ricostruite, tra cui la nuova via Alimuri. Il belvedere e il porto completamente sistemati. Il tunnel di via Alimuri. E piazza Ascensore.
Eccoci in piazza Vittorio Veneto, dove è in costruzione la sede del liceo. Attraversata la piazza centrale di Meta, proseguiamo per Piano di Sorrento. Qui visitiamo il nuovo mercato agricolo, modernamente attrezzato. Attraversiamo una serie di strade completamente rinnovate. E ammiriamo le case popolari anche qui costruite per intervento dello Stato. Dalla piazza centrale di Sant'Agnello ci spostiamo in via dei Cappuccini per ammirare le nuove case popolari costruite nella frazione Colli di Fontanelle. Siamo a Sorrento, la perla del Golfo. La popolazione di questa incantevole terra è formata nella sua gran maggioranza da artigiani, commercianti, coltivatori, albergatori e pescatori, vale a dire delle categorie di lavoratori autonomi che tanto hanno ottenuto o otterranno nella prossima legislatura secondo il programma della Democrazia Cristiana, assistenza malattia, mutua e pensione per invalidità e vecchiaia. Nella piazza centrale di Sorrento, intestata a Sant'Antonino, protettore della città, ci siamo imbattuti nel sindaco dottor Agostino Schisano, candidato alla Camera dei Deputati nella lista della Democrazia Cristiana. Agostino Schisano è sindaco di Sorrento da circa 12 anni, presidente del Consorzio del Nuovo Acquedotto della Penisola Sorrentina e dell'Azienda Autonoma Soggiorno e Turismo di Sorrento. Il sindaco ci ha indicato alcune delle opere più importanti realizzate a Sorrento per interessamento del ministro Gava d'intesa con la civica amministrazione. Anche a Sorrento nuove case costruite dall'INA e dall'Istituto Case Popolari di Napoli. Ecco ora la villa comunale rimessa a nuovo. Tra le tante strade sistemate, ecco quella che mena alla Marina Grande, dove vive un nucleo di pescatori. Ammiriamo poi il campo sportivo. Thank you.
la via Califano, e ancora case costruite dall'INA in via Terzo Rota e in via Marziale. Opera importantissima la sistemazione delle fognature, di cui è dato osservare il moderno impianto di operazione. L'opera è stata realizzata dalla Cassa per il Mezzogiorno con una spesa di 250 milioni. Ecco ora il nuovo edificio scolastico sorto in località Capo di Sorrento. Tra le opere importanti merita particolare citazione per l'apporto ad un più intenso sviluppo turistico di Sorrento la nuova via panoramica Priora Sorrento, in via di ultimazione, costruita anch'essa a carico della Cassa per il Mezzogiorno. Vi sarebbe ancora molto da vedere nella rinnovata Sorrento, ma il tempo stringe e siamo costretti a spostarci verso Massa Lubrense, ove come prima cosa notiamo le case costruite dall'INA in via Roma e quelle costruite dall'Istituto Case Popolari nella frazione Torca. Fra le tante nuove strade, la via Santa Maria della Neve, che porta anche alla Casa della Madonna, fondata da Don Daria. In questa località, e lunedì in Albis, ci siamo imbattuti nel ministro Silvio Gava, che notiamo con la sua consueta cordialità fra un gruppo di operai. Eccoci ora nella incantevole strada denominata Nastro Azzurro,
anch'essa opera della Cassa per il Mezzogiorno. Una citazione a parte merita l'acquedotto della penisola sorrentina, che interessa indistintamente tutti i comuni che abbiamo visitato e le loro frazioni. Da decenni i sorrentini attendevano l'acqua, elemento primo ed indispensabile per lo sviluppo turistico della loro incantevole terra. Attesero invano per molto tempo, in quanto nulla fecero nell'interesse della penisola sorrentina uomini come Lauro, che soltanto oggi, perduto il potere e nella tarda età, a mero scopo elettoralistico, fingono di ricordarsi delle zone che pur gli diedero i natali. Miei cari elettori, ripresentandomi al vostro suffragio, sento innanzitutto il dovere di ringraziarvi per la fiducia che mi avete manifestato nelle precedenti prove elettorali e che confermerete, sono certo, anche questa volta. Sul mio indirizzo politico mi sembra superfluo spendere parole. Voi sapete che fin dai miei anni giovanili io ho avuto l'onore di militare nelle file della Democrazia Cristiana, il partito che ha avuto il merito di preparare i cattolici alla vita politica e di promuovere, dopo il disastro della guerra perduta, la ricostruzione della patria ed un suo deciso progresso verso il crescente benessere del popolo. Le linee fondamentali della politica che la Democrazia Cristiana intende perseguire nel prossimo quinquennio sono state chiaramente tracciate nel programma di recente pubblicato. E, d'altra parte, nella lettera che vi ho diretto io ho svolto alcune considerazioni che mi sembrano degne della vostra attenzione. Vi prego di leggere il programma e la mia lettera. Quanto all'azione da me svolta a favore delle nostre contrade e delle nostre popolazioni, sia dal mio posto di senatore che da quello di governo, sono le opere a parlare, di cui è stato stampato dagli amici un elenco comune per comune. Ve lo ricordo non per menarne vanto, ma per provare la serietà della nostra azione politica contro le malevoli critiche degli avversari e per sottolineare che le realizzazioni passate sono garanzia dell'azione a venire, a differenza di quanto usano fare avversari vecchi e nuovi, larghi di promesse demagogiche in questi giorni, come solleciti a dimenticarsene specialmente i nuovi appena chiusa la campagna elettorale. Vi chiedo perciò la riconferma della fiducia, con la coscienza di avere operato secondo il mio dovere, e ve la richiedo per insaldare il legame di reciproca simpatia e di fedeltà che ormai ci lega da tanti anni. In questi ultimi tempi molte voci sono corse di un mio abbandono del collegio Castellammare Sorrento per passare ad altri collegi. È esatto che ripetute offerte in questi sensi mi sono pervenute e per collegi più tranquilli e meno combattuti del nostro, ma io non ho esitato a declinarle, considerando che i legami di affetto sorti e consolidatisi durante 15 anni di battaglie politiche generosamente combattute non si possono e non si devono spezzare per una convenienza personale, e che il mio posto era qui, in mezzo a voi, qualunque siano le difficoltà della competizione in corso. Qui, in mezzo a voi, per vincere assieme ancora una volta e per continuare a lavorare assieme con l'aiuto di Dio per il bene del popolo nostro. Io vi saluto, cari elettori ed amici, e vi lascio il mio arrivederci per celebrare la nostra terza vittoria.